partita, nel passato di tempo, le difficoltà, per quanto l'entusiasmo era tanto, le difficoltà non sono state poche, ma questa giornata testimonia la ferrea volontà di tutti coloro appunto che hanno contribuito di voler dare una possibilità in più a ragazzi come me, che sono ragazzi del tutto normali, insomma, se mi incontrate per strada nessuno di voi penserebbe che ho un problema piuttosto che un altro. E siamo ragazzi intelligenti, volenterosi, pieni di energia, voglia di vivere, però partiamo con una marcia in meno e è oggettivo. Ci voleva poco a pensarci che questi ragazzi che hanno più difficoltà hanno bisogno di più sostegno, e però l'idea è venuta da qua, per cui io sono venuta di corsa per fare quello che posso, per valorizzare, per partecipare, per dare il mio contributo. Spero che sia qualcosa che si diffonda, perché istituire un fondo per i ragazzi meritevoli, per cui che si sono impegnati nonostante la malattia, nonostante il disagio, nonostante abbiano delle vite davvero difficili, beh, insomma, ci dovevamo pensare prima. La fibrosi cistica è una malattia abbastanza complessa e seguita presso l'ospedale San Carlo da molti anni. Dal 98 ci sta un reparto della fibrosi cistica che segue circa 140 pazienti attualmente, la metà da fuori regione e l'altra metà in Lucana. La malattia è una malattia complessa che nei primi anni, negli anni 70, l'attesa di vita era intorno, non si arrivava alla maggiore età. Oggi arrivano anche a 40-50 anni, per cui sta cambiando totalmente sia l'approccio della terapia, sia l'approccio della visione della malattia. Allora, oggi è un'occasione veramente straordinaria per fare il punto della situazione relativamente alle malattie rare. La nostra regione è molto avanti nello sviluppo di politiche rivolte a questo importantissimo e ancora molto sconosciuto settore della medicina. La nostra regione, specialmente in questa legislatura, in questi ultimi due anni, ha sviluppato una rete per la diagnosi di molte malattie rare, collegandosi anche in maniera molto fattiva con le altre reti regionali all'interno del registro nazionale delle malattie rare. Ora l'obiettivo è anche quello di stabilire un collegamento con la rete europea delle malattie rare. Un impegno per entrambi, per il medico, per il presidente della regione, per Giunta anche medico, e più complessivamente per l'intera nostra società, per come è organizzata. Il fatto stesso che l'Università di Basilicata mette in campo un'iniziativa straordinaria per simbologie che trasferisce sul versante di un aiuto e di un accompagnamento a quella fascia di disagio particolarmente spiccata, rappresentata anche da chi è affetto da malattie rare, ritengo recuperi una sottolineatura molto positiva e deve rappresentare il tratto distintivo della nostra azione. Gli ultimi, i penultimi, il grande ventaglio del disagio. Quello che mi piace dire sempre è che Nelson Mandela diceva: "A winner is a dreamer who never gives up", cioè un vincitore è un sognatore che non si arrende mai. Questa è la prima borsa di studio che viene data ad una paziente di FC. Quindi insomma era doveroso per me essere presente ed è un grande piacere e un grande onore consegnare la pergamena a te, poi ti consiglio di passare.